Buongiorno, nel mio intervento volevo dare qualche suggestione per quanto attiene la tematica della conversione ecologica, della transizione ecologica, introducendo prima a titoli alcuni punti che sicuramente conoscete perché sono materia di comunicazione direi quasi quotidiana e che fanno capire un po' quanto la transizione verde oggi è parte del percorso di sviluppo in Europa e quindi anche in Italia. Abbiamo sentito parlare di sicuro di Green New Deal, abbiamo sentito parlare della transizione verde come uno dei pilastri dell'innovazione a livello europeo, quindi oggi i due grandi pilastri, forse tre, sono appunto transizione verde, digitalizzazione e sicuramente il tema della salute. All'interno del tema Green New Deal poi possiamo distinguere moltissime declinazioni, ma sicuramente avete tutti molta familiarità con il concetto, il paradigma di economia circolare, un paradigma molto bello, molto interessante, molto affascinante, che ha bisogno, come il pane, però, di essere declinato in azioni concrete, in politiche, in iniziative industriali, eccetera. Avete non da oggi sentito parlare di transizione energetica, arriviamo, diciamo, a valle di un periodo di grande diffusione, incremento di produzione da fonti rinnovabili. Oggi si parla di nuovi vettori, si parla di elettrificazione, si parla di idrogeno come vettore pulito che deve entrare nel panorama energetico europeo e ci sono grandi investimenti associati a questa nuova fase. Tutto questo configura sicuramente uno scenario nel quale la transizione verde non è più vista come un'opzione, come una possibilità, ma è vista come la via obbligata che guida l'innovazione tecnologica, che guida l'innovazione non solo tecnologica, anche di gestione politica. E questo ormai è accettato. Prova ne è, e questo noi in Environment Park lo constatiamo in maniera direi assolutamente evidente, prova ne è che è cambiato, si è ribaltato completamente il sistema e la modalità di approccio che noi abbiamo con i destinatari primi delle nostre attività, che sono le aziende. Allora, noi in 20 anni di attività abbiamo sempre, fino a un anno e mezzo fa, rincorso, tra virgolette, le aziende proponendo l'opzione di eco innovation come un'opzione di competitività per loro. Quindi era un approccio, come dire, che ci vedeva impegnati a promuovere in maniera attiva, molto spesso ascoltati, spesso anche no, in nome di costi e di problematiche. Quindi eravamo noi a promuovere in maniera attiva le innovazioni. Oggi il paradigma è cambiato completamente. Noi ci troviamo a rispondere settimanalmente a numerose aziende che ci chiedono aiuto rispetto a come impostare una riconversione delle loro aziende, in senso di sostenibilità, a tutti i livelli, da quello più tecnologico, quello più gestionale, a quello che integra le dimensioni ambientali e sociali e responsabilità dell'impresa. Quindi vediamo che c'è un notevole cambiamento rispetto a questo tipo di dinamica. Per noi questo non è una sorpresa perché abbiamo impostato la nostra attività da tempo su questo tema, però ecco, lo stiamo osservando in questo momento. Allora, la domanda è: servono ancora stimoli ai territori, ai sistemi economici perché questa transizione si scarichi a terra veramente? Beh, diciamo che in questo momento abbiamo un terreno estremamente favorevole. Come dicevo, la sensibilità delle aziende sta cambiando molto velocemente, la sensibilità delle persone sta cambiando molto velocemente, non solo dei più giovani. E quindi che cosa può fare, diciamo, un territorio per rispondere a questa nuova fase? Diciamo che l'elemento che a noi sembra più importante è quello di accompagnare questa transizione attraverso il contributo a generare una domanda strutturata, ben organizzata
di prodotti, soluzioni, servizi che abbiano della sostenibilità, nella sostenibilità il loro tratto vincente. In questo momento le tecnologie ci sono, molte delle tecnologie ci sono. Riteniamo che l'elemento principale sia quello di garantire, per quanto può fare il sistema anche pubblico, che ci sia una richiesta, una domanda ben organizzata da questo punto di vista. Pensiamo ad alcuni esempi. Noi abbiamo osservato, per esempio, situazioni molto, molto recenti in altri paesi, per esempio in Germania, abbiamo osservato da un anno e mezzo l'introduzione di treni a emissioni zero sulle tratte non elettrificate, oggi servite da locomotive ancora diesel. In Germania ce ne sono molte, soprattutto nel nord. Questa introduzione, che ha portato per esempio all'affermazione e al test su strada, per esempio di treni a idrogeno, si è trasformata, dopo la prima fase di sperimentazione, in ordini verso costruttori, quindi le filiere hanno cominciato a organizzarsi, Alstom, Siemens hanno cominciato a rispondere. E questo ha attivato delle filiere di conseguenza, e della scorsa settimana l'annuncio di un importante gruppo che ha acquisito una società che fornisce i sistemi di propulsione per questi treni, che apre uno stabilimento, un certo Länder della Germania, che ha ordinato un maggior numero di treni. Ecco, questo tema qua, questo esempio, è un esempio chiarissimo, molto semplice, di quello che vuol dire. Di una domanda pubblica su un servizio specifico, quello di trasporto, ha scelto in maniera, come dire, inequivocabile un percorso di sostituzione del diesel con una soluzione a zero emissioni. Questo ha generato una spesa, ma ha generato sicuramente un percorso organizzato di acquisti che, attraverso gli ordinativi, attraverso l'organizzazione della filiera, ha portato all'attivazione dei nuovi investimenti che arrivano in questo caso dall'estero e che fanno tesoro ovviamente delle filiere presenti. Ora, noi su questo territorio abbiamo delle potenzialità su queste tematiche, su molte di queste tematiche, penso soprattutto a tutte le filiere industriali che abbiamo costruito negli anni, abbiamo attori che si stanno muovendo, allora vediamo con grande evidenza che un ruolo a questo punto importante del sistema pubblico possa essere anche quello di creare domande, di creare mercato, quindi spingere sugli acquisti pubblici come volano iniziale. E questo può essere effettivamente un accompagnamento forte, concreto, forse altrettanto importante del ricorso a contributi sullo sviluppo, sulla ricerca, che comunque sono interessanti, utili e fondamentali allo stesso modo. Pensiamo ai trasporti pubblici, pensiamo ai servizi ambientali, pensiamo all'efficienza energetica del patrimonio costruito, della pubblica amministrazione. Su questo punto, un altro esempio interessantissimo, molto più vicino a noi, abbiamo fatto direttamente un'esperienza in provincia di Cuneo con la Camera di Commercio nell'ambito di un progetto Interreg. Ecco, lì siamo arrivati attraverso l'uso, diciamo tra virgolette, di tecniche di public procurement, di acquisti pubblici, quindi utilizzando cosiddetti criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici, abbiamo lavorato insieme alla Camera di Commercio per ottenere e arrivare ad appaltare la ristrutturazione di una serie di edifici per efficientarli dal punto di vista energetico, in modo che il 90% in peso dei materiali utilizzati per questa ristrutturazione avesse un raggio di approvvigionamento di 100 km. Questo è un principio di applicazione, diciamo, dei criteri ambientali minimi basati sui prodotti più possibile a chilometri zero, no? Quindi sulla riduzione degli impatti ambientali legati alla logistica, che ha ovviamente un risvolto importantissimo sulle filiere locali. Ecco, qui un altro esempio di come una domanda pubblica possa in qualche modo influenzare questo tipo di operazioni. In nome e con risultati oggettivi di una ricerca di maggiore sostenibilità. Allora la domanda ultima qual è? Siamo nelle condizioni di poterlo fare? Ci sono le condizioni di contesto favorevoli per questo? Mancano i fondi? Forse in questo momento pensiamo soltanto al concetto di recovery plan, che è solo, come dire, la punta di un iceberg, di nuove programmazioni
che a livello comunitario partono e scenderanno poi sui territori. Ecco, ci sembra che in questo momento il concetto che, come dire, manchino i soldi, ecco, non debba essere un vincolo. Probabilmente non lo è. Probabilmente è la fase più interessante in cui possiamo pensare di proporre e di questo tipo di transizione come una vera opportunità di sviluppo. Quindi pensiamo soltanto al nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali, dei fondi della ricerca per la dimostrazione, fondi per le filiere industriali di interesse europeo. Ecco, c'è un elenco di fondi che per i prossimi 6-7 anni partiranno. Oggi quindi ci sembra poter dire che il problema del reperimento delle risorse non sia quello fondamentale per sostenere la transizione verde. Abbiamo spinte di mercato, abbiamo fondi. Cosa ci manca? Ci manca la necessità di organizzare in maniera intelligente la progettualità per fruire di queste opportunità. Qualche cosa ci arriva come forzatura dalla necessità di concepire progetti insieme, dobbiamo farlo sempre di più. Sicuramente la pianificazione strategica è il primo passo per arrivare a questo tipo di organizzazione di progettualità. Io concluderei qui sottolineando come noi l'abbiamo vissuto dentro Environment Park, la transizione verde debba essere vista effettivamente come un'opportunità, oggi lo è, ed è chiarissimo, non abbiamo più bisogno di tentennamenti, ci è richiesto sicuramente di fare scelte anche coraggiose rispetto a alcuni passaggi concettuale sui trasporti, sui mezzi elettrici, sulle emissioni zero davvero, no? Senza compromessi. Però ci sembra anche che questi salti possano accompagnare uno sviluppo delle filiere, ecco, senza timore di perderci qualcuno per strada. Ecco, la sfida che abbiamo è questa, noi come Environment Park siamo a disposizione anche per contribuire a questo tipo di